L'idea è di creare una autoimprenditorialità del quartiere utilizzando la materia prima, la monnezza, cioè il cartone, come risorsa per fare impresa e lavoro. In sostanza noi immaginiamo che la raccolta possa essere fatta utilizzando il vecchio metodo dei cartonai, ovvero delle cooperative sociali chiaramente, organizzate dal basso, senza finanziamenti pubblici, in autodeterminazione, dove più cartone raccolgo, più soldi incasso. E l'obiettivo è quello di raccogliere il cartone, che è tantissimo a Napoli e purtroppo abbandonato. È una risorsa preziosissima e noi come Comieco, Consorzio per il riciclo di carta e cartone, siamo sicuri che questo esperimento potrà dare un segnale importante e soprattutto un beneficio sia alla comunità, meno rifiuti in giro, sia all'industria e all'ambiente, perché tutto questo cartone sarà interamente riciclato. Nel primo giorno della settimana europea per la riduzione dei rifiuti parte un progetto sperimentale che coinvolge, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche la parrocchia in Piazza dei Miracoli alla Sanità, con un'attività di 6 mesi nei quali si metteranno insieme ambiente, lavoro e raccolta differenziata del cartone. Bisogna creare una cultura del riciclo, bisogna creare una cultura del bene comune, e quindi la parrocchia si pone come impegno proprio questo, quello di essere a sostegno di una formazione proprio culturale che per noi è fondata, insomma, in quello che è uno sguardo più globale della fede, che è appunto la salvaguardia del creato. Ma soprattutto il problema fondamentale è che dobbiamo cominciare a riciclare tutto, dobbiamo arrivare anche a livello scientifico, ce ne dico, al 95-96% di tutti i rifiuti che facciamo, dobbiamo arrivarci, altrimenti ci attende una crisi ecologica spaventosa. Per cui è partendo da queste piccole realtà di base che riusciamo effettivamente poi a raggiungere gli obiettivi molto più grandi. Il cartone verrà dunque raccolto da cittadini ed esercenti della sanità in una dimostrazione concreta del valore della raccolta differenziata, voluta fortemente anche dal Comune di Napoli e dalla SIA, che hanno siglato uno specifico protocollo d'intesa. Nei prossimi giorni ci saranno altre novità per estendere questa sperimentazione anche ad altri materiali per poter incrementare la raccolta differenziata. Del resto noi partivamo da un punto zero, perché quando siamo arrivati la raccolta differenziata era sostanzialmente ferma, oggi siamo al 26%, che è assolutamente insufficiente, ma siamo al punto di svolta, perché abbiamo completato la messa in sicurezza dell'azienda SIA, abbiamo finalmente un parco mezzi che comincia a dare le prime risposte. La situazione era quella nota delle montagne di rifiuti per le strade, che rendevano complicato riabituare il cittadino alla raccolta differenziata. Siamo riusciti in questo obiettivo, adesso è la fase in cui noi andiamo a verificare, il 2015 sarà l'anno in cui noi dovremo assolutamente raggiungere obiettivi più elevati. L'obiettivo più elevato è superare il 35%, che è l'obiettivo minimo delle grandi città, e questo lo si fa anche però completando quella rete di impianti intermedi che mancano in questa regione. Noi a giorni finalmente andremo anche a definire l'accordo per quanto riguarda gli impianti di compostaggio in città, e vorremmo lasciare con la nostra consigliatura anche una rete di impianti in grado di non far tornare mai più la città di Napoli in un'emergenza.